The New Stories. La tua informazione libera. Una relazione tossica. Così Fedez ha definito il rapporto con Chiara Ferragni, dal quale si è separato dopo 5 anni di matrimonio. Ospite su Twitch dello streamer Grembo, il rapper ha parlato del brano Sexy Shop, realizzato in collaborazione con Amy Schilla, in cui si riferisce anche alla sua ex. Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non attribuisco colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi, se qualcuno ci vuole leggere chissà quali cose, bene. Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché quando chiudi una relazione, chiudi con la persona e con tutta la sua cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante, non uscivo perché non mi piacevano le persone con cui dovevo uscire o andare in vacanza. Poi un'altra frecciatina, quando Grembo gli chiede di una possibile partecipazione a Sanremo 2025. Con l'idea giusta sì, dice Fedez. E poi finalmente sarei libero di fare il C che voglio. Il riferimento è all'edizione 2023, in cui Chiara Ferragni era co-conduttrice della prima e dell'ultima serata al fianco di Amadeus. È lì che sarebbero nate le prime grandi crepe nel loro rapporto. Lei lo accusò di aver oscurato la sua presenza con quel bacio con Rosa Chemical. Sulle frecciatine della Ferragni, Fedez è stato decisamente più duro. La reputo una cosa stupida, se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche a rispondere. Ed è proprio parlando di Leone e Vittoria che la voce di Fedez si incrina, sono una ragione per vivere. Mi piacciono i miei bambini, essere papà non vuol dire che mi piacciono i bambini in generale. Tuo figlio è tuo figlio, è un pezzo di te. Con i bambini cerca di passare più tempo possibile, almeno 3 volte a settimana. Argomento complicato, diciamo che sto lottando per vederli il più possibile. Grazie per la visione, iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.